Ciao e bentornati su ODP. Lavo e decontamino utilizzando prodotti specifici. Questa BMW X3 non è la mia macchina, è quella di mia moglie. Credetemi, lei non la lava mai. Ancora non ho capito come faccia. Allora ho colto l'occasione per farla sporcare così, così tanto, per tutto questo tempo, per poi darci la soddisfazione più grande, vederla splendere di nuovo, grazie a questi prodotti fantastici della Maniac Line. Quindi mettetevi le cuffie, mettetevi sul divano, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e andiamo col video. Vi ricordo la promo valida per questa settimana, codice sconto su tutti i prodotti del catalogo Mafra. Wheel and Tire Cleaner rimuove polveri di freni e sporco stradale. Comodissimo il fatto che ci sia scritto tutto qui dietro, le istruzioni su come usarlo, quali dosi applicare, lo vedremo adesso con Nebula Foam Gun. La foam gun si può caricare manualmente ma anche con aria compressa, come da video. Vi lascio una scheda qui in alto a destra. Scioglie senza fatica sporco stradale invernale e polveri di freni che si depositano sui cerchi, ridandogli l'aspetto originale. Qui, per arrivare all'aspetto originale, bisogna fare una magia. Per la sua alta capacità di detergenza è indicato anche per la pulizia del reparto sospensivo, delle gomme e dei rivestimenti in plastica del vano passaruota. Se necessario, lavorare con un pennello o una spazzola. Con il pennello Red vado a staccare lo sporco e posso anche raggiungere le zone più difficili, più nascoste. Con questa bella azione meccanica è una goduria. È in grado di rimuovere i lucidanti applicati in precedenza, preparandogli i pneumatici alla fase di lucidatura o di dressing. In base alla tipologia di sporco può essere utilizzato con diluizione fino a 1 a 10. Due raccomandazioni: non applicate questo prodotto su superfici calde, quindi appena spegnete il motore aspettate magari il giorno dopo che si raffreddi, e poi non lasciate asciugare il prodotto dopo averlo applicato. Per ottenere una schiuma lubrificata e facilmente lavorabile, il prodotto può essere erogato anche in modalità foam con questa pompa manuale Nebula Foam. Per lo sporco molto incrostato come questo, abbiamo detto di diluire il prodotto 1 a 3, ovvero 3 parti di acqua, una parte di prodotto. In situazioni meno drammatiche di questa possiamo diluire il prodotto da 1 a 5 fino a 1 a 10. Ecco qui, ho messo 3 parti d'acqua. Metteremo una parte di prodotto, andremo a caricare la nostra foam gun, super semplice, stringiamo bene perché questa va a pressione e cominciamo a caricare e andiamo ad erogare il nostro prodotto. Loading, loading, strike for the lyrics like I'm bowling, bowling. Pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told you. Eccoci qui, questo è l'HP12, uno sgrassante multiuso che è adatto per fare quello che sto facendo. È molto potente, è sicuro, è utile per la pulizia del motore e stacca lo sporco difficile. We'll be right back.
asciugato un po' con l'aria, do una passata anche con il pannetto, poi passeremo un prodotto che rinnova le plastiche. Andiamo ad eliminare lo sporco grossolano con il foam gun pre-wash. Questo va fatto prima di dare l'iron remover sulla carrozzeria. Diluiamo il prodotto 1:5, una parte di prodotto e 5 d'acqua. Io ho già messo la mia acqua bella bella lì. Guarda come cola bene questo prodotto del prelavaggio. Appena scende tutto, risciacquiamo, ok? Dopo il prelavaggio la situazione è decisamente migliorata. Abbiamo rimosso lo sporco grossolano, però questa macchina era veramente troppo contaminata, quindi applico diluito 1:1 l'iron remover sulla carrozzeria. Iron remover l'abbiamo visto sui cerchi, ma si può applicare anche sulla carrozzeria per decontaminarla. Utilizzeremo una diluizione 1:1. Come sapete ragazzi, l'iron remover viene applicato sui cerchi, non diluito, mentre se vogliamo applicarlo sulla carrozzeria, e a volte è estremamente utile, dobbiamo diluirlo 1:1. Se il supporto diventa violaceo, vuol dire che la carrozzeria è molto contaminata. Dopo l'applicazione aspettiamo dai 3 ai 5 minuti e poi risciacquiamo. Mentre sul cerchio lo applico puro. Vi ricordate, poco fa abbiamo fatto il wheel and tire, adesso che è stato lavato viene anche decontaminato con questo. Deve agire tra i 3 e i 5 minuti. Se vogliamo possiamo aiutarci con il pennello della serie Red. Mentre per la carrozzeria utilizziamo il pennello con le setole più morbide, la serie Lime, che abbinato a questo multipulitore che si chiama All Purpose Cleaner ci permette di raggiungere le zone più difficili. Normalmente non uso il pennello sulla carrozzeria, ma in questo caso, nel caso di questa X3 molto molto sporca e contaminata, per arrivare in quelle zone ostiche l'uso del pennello è fondamentale. Tra l'altro, signore e signori, gli escrementi di uccelli, i moscerini, col guanto non li stacchi, per cui il pennello diventa veramente il tuo migliore amico. Quindi, ricapitolando, con All Purpose Cleaner utilizziamo il pennello Lime, che ha le setole delicatissime, e vedrete che riuscirete a rimuovere tutto lo sporco, garantito. Le setole del pennello Lime sono delicatissime, morbidissime, non graffiano assolutamente, è un pennello che utilizzo moltissimo. Questo è il lavaggio decontaminante. Da qui cosa succede? Si risciacqua, poi si fa lo shampoo col doppio secchio, come abbiamo già visto in video precedenti, vi lascio un'altra scheda qui in alto a destra, e poi si asciuga la macchina con i nostri panni. Un altro prodotto che ho utilizzato nel video e che vi voglio far vedere è questa spazzola con delle setole morbidissime che elimina tutti i peli. Io ho due Jack Russell, hanno dei peletti fini fini che non si staccano col Tornador, quindi con l'aria compressa, non si staccano con i panni. Sono diventato pazzo per mesi, credetemi. Questa, adesso voi andate sul sito di Mafra e vi comprate questa affare qua, perché io vi giuro che se avete un cane è una salvata, una vera e propria salvata. Abbiamo anche queste altre spazzole, ma non ne parleremo in questo video, che sono fenomenali. Nel prossimo le vediamo e che dire, guardate un po' con i vostri occhi. Adesso vi faccio vedere la differenza. Guardate qui. Fantastico. Di ASMR. Vado alle ciance! I prodotti funzionano tutti alla perfezione. Questo è uno di quelli che mi porterò anche a casa sul tappeto e sul divano.
Comunque io vi lascio qui sotto in descrizione tutto quello che volete, andate qui sotto a vedere. Poi lasciatemi un like che boosta il video e mi fa fare un po' più di views. Se volete qualche risposta ci provo sicuramente qui sotto nei commenti. Chi non lo fosse ancora si iscrivesse a questo canale, ci tengo molto e aiuta a supportarlo. Vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e noi come al solito ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!